Beppe Grillo oggi è venuto a Roma, ha incontrato i suoi parlamentari in un albergo della capitale. Che cosa gli ha detto? Sentiamo Francesca Lagorio. Senta Di Maio, ma qual è la linea che avete deciso di percorrere? La linea è semplicemente sempre la stessa e decideremo volta per volta nel gruppo parlamentare. Questo è stato solo un incontro per dirci che ci vogliamo bene. Il vicepresidente della Camera Di Maio ribadisce la linea dura alla fine dell'incontro a Roma con Grillo. Il leader dei 5 Stelle che ha dribblato le telecamere è spostato a sorpresa la riunione dal Senato, dove era prevista ancora stamattina all'hotel dove di solito soggiorna quando viene a Roma, ma avrebbe esortato i suoi guerrieri promossi sul campo dall'ostruzionismo senza quartiere a non cedere alle provocazioni di PD e PDL, accarezzati partiti, avrebbe detto tanto, sono morti. Perché non avete fatto lo streaming? Ci sarà qualche sorpresa? No, nessuna sorpresa, non c'è stata nessun tipo di, non è stata una riunione strategica, è stata una riunione proprio di un incontro con Beppe e tutti i parlamentari anche del Senato, della Camera. Noi continueremo con l'ostruzionismo per far riportare la centralità legislativa al Parlamento. Anche sulla riforma elettorale? Anche sulla riforma elettorale? Assolutamente, ci sarà lotta viva sull'Italicum. Alla riunione non hanno partecipato tutti i deputati, mancavano anche senatori, compresi Campanella, Orellana e Battista, che avevano già dichiarato il loro dissenso totale sulla richiesta di impeachment al Capo dello Stato. Qualcuno di voi ha preso anche le distanze dall'impeachment al Capo dello Stato, ha detto che non ci sono i presupposti tecnici. Di prendere distanze, la domanda... Cosa pensa, ci sono i presupposti tecnici? Io ritengo di sì. Diceva, scusi, chi ha preso le distanze? Beh, risponde lui di quelle distanze, cioè ha tutto il diritto, la possibilità ampiamente garantita giustamente dai mezzi di informazione, che lo capisco perfettamente, sono più incuriositi, più interessati a conoscere un parere differente, difforme dalla maggioranza del gruppo, ma lo capisco.